vedremo un po' l'utilizzo di Blender e faremo una piccola esperienza di realizzazione di un piccolo modello che poi cercheremo anche di realizzare a livello di prototipo con quella che vedete qui davanti, che è una stampante tridimensionale che realizzerà fisicamente questo, questo piccolo oggetto che faremo. E, dunque, io direi di, senza fare tanta teoria, cominceremo subito con usare il programma. Ovviamente non è che in questo poco tempo riusciremo a capire tante cose di questo programma, che come diceva appunto il dottor Contacchini, in realtà fa tante cose. È nato per la modellazione tridimensionale, per la, la creazione di... In realtà poi, essendo software libero, col tempo e con, anche con piccoli, piccole attività realizzate proprio dalla fondazione che si occupa dello sviluppo di questo software, che è la Blender Foundation, che ogni due anni circa realizza, chiama a raccolta i migliori utilizzatori del programma e realizza un piccolo cortometraggio di animazione oppure di... quest'anno per esempio è un vero e proprio film con effetti speciali che usa, che tra l'altro è scaricabile veramente libero sia il filmato che tutti i modelli e tutti i software utilizzati per la elaborazione di questo cortometraggio, ma che è semplicemente un pretesto per sviluppare nuove funzioni del programma, per, diciamo, per portare al limite il programma. Infatti durante quelle sezioni lavorano gli animatori, i disegnatori, ma anche gli sviluppatori, per cui per ogni esigenza nuova che nasce durante la lavorazione si creano nuovi, nuovi pacchetti applicativi, gli effetti, eccetera, miglioramenti del software che l'ha portato a livelli, diciamo, per i quali è ormai secondo me utilizzabile per le applicazioni, diciamo, professionali. E quindi lo avviamo semplicemente. Se avrò delle difficoltà, perché Blender è un programma che in realtà potrebbe per lavorare agevolmente un paio di monitor da una ventina di pollici almeno, messi in un certo modo. Qui abbiamo una piccola macchina messa un po', diciamo, sforzo con una tastiera un po' immediata, ma sì. Dobbiamo vedere una piccola galleria delle cose che si rendono a parte. Si rimane stupiti, secondo me, guardate, non ci si può fare. In realtà, avendo tempo, io... Si potrebbe fare una serata solo per parlare di Blender. Io gioco tutti i film, quei cortometraggi che dicevo, realizzati negli anni, diciamo, negli 10 anni, sono uno ogni 2 anni, volendo, di materiale da vedere, diciamo, l'ho scoperto perché mi serviva, per lavoro io faccio il progettista meccanico in un'azienda qua vicino, mi serviva a far vedere un oggetto che avevamo progettato ma che non era ancora stato realizzato e farlo vedere nel modo più realistico possibile. Quindi ho cominciato a lavorare in questo programma e la roba che è venuta fuori, più o meno, questa roba qui. Non è una foto. Sì, non è una foto, ma è un oggetto che io ho modellato, che ho progettato con un CAD professionale di quelli che si usano nelle aziende. Ho esportato un formato che poteva essere importato in Blender, dove ho assegnato materiali, luci, le serigrafie e tutto quanto, e poi ho renderizzato con Blender e ho ottenuto, dopo tempi di calcolo congrui, queste sono le tipiche attività che, diciamo, che mettono sotto stress l'hardware in maniera
diciamo, pesanti. Diciamo che una macchina di punta, insomma, un i7, non so quanti gigahertz di frequenza, però immagino che ci potrebbe mettere anche una ventina di minuti, poi dipende anche dalle dimensioni dell'immagine che si vuole, che non è tanto, però io adesso facendo un 24, quindi credo che io l'abbia avviata la sera e abbia visto il risultato la mattina, quindi non so se 4-5 ore. Però, sì, vabbè, ci sono anche lavori fatti da questo giorno, perché questo è un giochetto che ho fatto volevo vedere l'effetto della, diciamo, della rifrazione multipla che il programma, che il motore di rendering riusciva a tirare fuori. I risultati mi sembrano di tutto rispetto. Questi sono lavori di gente che credo che sia anche modellato con Blender, quindi roba, io lo so fare, una roba veramente di alto livello, progettazione di esterni, che sono lavori professionali, che la gente presenta a cliente che paga per questo progetto. Questo è un altro giochino fatto nel tempo libero. Questo è un rendering in realtà che ho fatto dell'oggetto che vorrei modellare qui insieme a voi e poi realizzare la stampante del video. Io ho fatto delle prove anche di fattibilità in precedenza e me la sono modellata con Blender, poi a tempo perso ho segnato il materiale, l'ho utilizzato e più o meno risultato fatto stamattina, quindi senza pretesa di grossa qualità. Però diciamo, l'effetto che è realismo, anche in prima istanza abbastanza vediamo un po'. Poi ne abbiamo un'altra. Questo è un altro test, diciamo, che ho fatto sulle trasparenze. E qui c'è anche indicato il tempo, 45 minuti per un'immagine di 1024x768, all'epoca in cui l'hardware non era proprio il massimo. Sembra vero. Ci provo. Puoi anche importare l'applicato, il disegno puoi Blender puoi importare, diciamo che lui non usa i file analitici, diciamo che utilizziamo un Gatsby come anche StepVigus per questo file qua, però lui può leggere per esempio gli STL, sono i file tra l'altro che si usano nella sottotipazione rapida, quindi qualsiasi card è in grado di esportare in STL o in OBJ, questi formaggi, diciamo, e a partire dalla geometria realizzano delle mesh, cioè strutture fatte a nodi, facce, punti, certo. Diciamo, la comunicazione con i CAD professionali ormai è realizzata così. Non è, diciamo, dinamica, nel senso che uno non può prendere un oggetto fatto col CAD, modificato e vedere le modifiche dentro l'altro, mentre questo che ha i file, eccetera, importarlo e ricominciare da capo. E non da zero, diciamo, uno cancella la parte che ha modificato, la rimporta, gli riassegna il materiale, perché lui che Blender tiene comunque in archivio. Se tu cancelli un oggetto, lui non cancella le informazioni di quell'oggetto, di quel materiale. Non ce l'hai vedere, non ce l'hai lui, che lui vede che per materiale non è assegnato nessun oggetto, se tu lo riassegni un oggetto, ma non lo cancelli. Vabbè, possiamo... Vabbè, questa roba che non esiste. Non sono foto, sono disegni fatti con programma. Cioè, sono fili d'erba modellati in Blender, ovviamente non uno per uno. Qui c'è anche un po' una, diciamo, l'artificio di modellare una porzione e poi finire a Blender di assegnarla a una superficie e distribuirla in modo pseudo casuale. E lui
include l'osservatore di Non so perché dire solamente quello che ce ne ha abbastanza. Ripartiamo il nostro trend. Allora, io volevo modellare i bulloni che abbiamo visto prima. Tra l'altro ne ho realizzati alcuni esemplari che poi potete prendere e portare a casa. Quindi faremo un bullone. Non lo modellerò, diciamo, in maniera molto raffinata, perché se qualcuno usasse Blender o programmi simili qui magari avrebbe da contestare che la topologia dell'oggetto non è perfetta, i punti e le facce non sono correttamente configurate, eccetera. Però a noi interessa modellarlo, esportarlo e stamparlo, quindi non ci interessa molto la qualità, diciamo, dell'oggetto modellato con Blender. La finalità. Esatto. Quindi partiremo, diciamo, ci metteremo in piatta, realizzeremo un cilindro, realizzeremo la filettatura, poi realizzeremo la testa, che è un prisma esagonale, poi riuniremo variamente e otterremo il nostro oggetto. Quindi, cominciamo con aggiungere un cerchio. Con 32 vertici qui possiamo modificare le caratteristiche dell'oggetto che abbiamo creato. Raggio, avremo un bullone M10, quindi un raggio 5, diamoci un po' di gioco, 4 e 8, stiamo ragionando in millimetri, quindi questo è un certo di raggio 4 e 8, quindi di diametro, conseguente di diametro, qui possiamo vedere le dimensioni, sono 9,6 per 0,3. Diamo di un'altezza, mettiamoci una vista di fronte, questo è anzi, io avevo pensato di fare un 16, in realtà io vorrei fare anche un piccolo smussolo, quindi se non mi dispiace sposto questi punti di un paio di millimetri. Andrò un po' veloce sulla modellazione per un attimo, ma vedremo per buono alcune cose che farò. Chiudiamo anche sotto.
realizzando nell'icoide, poi utilizzeremo per fare la filettatura. La filettatura non è altro che nell'icoide con una sezione triangolare. Poi noi diciamo, questo ci dice. Thank you.
Adesso allo stesso modo le rivedremo. Ovviamente il prisma. Possiamo anche lavorare. All'inizio, un altro mesh, un cerchio, tanto per un cerchio, ma per un cerchio di 6 vertici, cioè un esagono. I miei dati mi dicono che la testa ripeta del bullone 10 è 17, quindi diciamo che il vertice è 19, sono più corti, vedete la scala 19. 60, 30. Sì. Perché la cizia è? Sì. Questa non è altro che la pagina di un catalogo di una ditta che fa una valeria. Non stiamo inventando niente. Vogliamo fare anche, in realtà, diciamo l'esagono è smussato, quindi noi faremo l'esagono smussato, pure. Sì. Cioè facciamo un comune mortale e utilizzare questo comune. Ci vediamo. Credo di essere un comune mortale. Diciamo che... la prassi è questa, uno la prima volta lo apre e lo chiude, così bisogna fare, uno lo apre, lo guarda e lo chiude, e va bene. Il giorno dopo lo apre, qui c'è un cubo, quando uno apre Blender, diciamo, fa il vuoto, c'è un cubo con una lampada e una telecamera, per cui uno potrebbe anche, diciamo, il minimo, non ci sono cubo, no, uno dice prendo il cubo e lo comincio a spostare, uno ci clicca, e quello non si seleziona perché Blender, siccome è software libero, deve essere strano. Il click per selezionare il Blender è col tasto destro, uno per il tasto destro e seleziona l'oggetto, cioè che è stato solo più e sì, oppure leggi il tutorial, che è il primo tutorial che provi, ti dice che Blender, regola numero 1, si seleziona col tasto destro, regola numero 2, si usa con una mano sopra il mouse sinistro con la tastiera e con la mano destra sul mouse. Perché come avete visto molte delle funzioni io non vado a trovarle nei menu dove pure stanno, ma diciamo questi programmi si usano in maniera produttiva se ci sono dei scorsatori da tastiera. Chi magari ha utilizzato software tipo 3D Studio Max, queste cose commerciali, funzionano esattamente, diciamo, hanno un aspetto che si chiama molto. E quindi diciamo è fatto così perché chi lo usa trova il momento nel trovare le cose esattamente come stanno esposte. E dunque, dove eravamo? Avevamo quello duplicato in modo così. Separarlo, creare un nuovo oggetto, questo nuovo oggetto. Una piccola forma strana, poi estruderemo l'uso di una concorrenza,
fa questo, diciamo 8 volte, lo facciamo 4 volte, qui abbiamo i nomi duplicati e abbiamo questa forma che noi sottrarremo alla testa, esattamente come abbiamo fatto prima, aggiungiamo il modificatore a una piccola, questo, se non va a percorso. Come per esempio il fatto che non c'è anche le facce sopra e sotto. Comincio a stampare e poi vi racconto che è questa roba qui che sta qui sopra, che questa roba qui è interessante anche dal punto di vista, diciamo, delle libertà che ci stanno dietro, perché oltre al software libero esiste anche l'hardware libero. Questa stampante tridimensionale è hardware libero, nel senso che chiunque può scaricare da internet tutti i file che sono stati generati per la realizzazione e costruirsela da solo, oppure utilizzare anche con l'hardware libero si può fare il business. Esistono delle aziende che sono nate che producono e vendono o in scatole di montaggio o assemblate, con forza di tutti ovviamente, questo stampante da lì. Domattina lui dice: io voglio creare un'azienda, si scarica il file, se la produce, la vende e crea, diciamo, il suo piccolo business. Esiste un software di controllo di stampante che è software libero, non esiste più di uno in realtà, questo è uno dei tanti, diciamo, quello più, diciamo, anche per le preistoriche, diciamo, abbastanza diffuso. Si vede un po' qui dentro questa finestra, lo schermo piccolo, la risoluzione è bassa, però possiamo comunque, qui ci sono tutti i comandi per spostare gli assi di dot, x, y, z, eccetera, portare tutto a zero, accendere, spegnere i vari diciamo, con genere caso del fondo della plastica che è questa roba qui, eccetera, eccetera.
quadro per oggetti piccoli e consigliabili in modo che insieme, in modo che quando viene generato lo strato di uno, lo strato dell'altro abbia tempo di raffreddarsi per gli oggetti piccoli e consigliabili per questa tipologia di macchine scritte. Qui ci sono tutte le impostazioni tipo l'altezza dello strato, eccetera, eccetera, velocità, crisi di andare veloce, tutti i dati, tutti i parametri per ottimizzare diciamo, il codice da dare alla stampante. Vediamo tutto questo. Le caratteristiche del filamento, le caratteristiche della stampante. E portiamo il G-code e poi noi caricheremo il fatto programma e faremo realizzare il progetto. Se intanto ci sono domande, qui ci sono anche i gas di giusto come stiamo. Questo è quello che verrà fuori, diciamo. Un po' come fanno nelle trasmissioni di cucina, noi abbiamo già preparato il piatto, la sera prima sì, è la malletta che non è un berghese. L'abbiamo meglio? Sì, volendo. Adesso lo faccio vedere bandito quello che fa un Secondo me c'è altro che dentro che no, non lo fai.
Diciamo che deve sembrare una ventina di minuti, volendo.
materiale, tipo di materiale.